veramente un segno importante, continuare a portare l'aiuto anche sul posto. E poi la protezione civile diventa lo strumento, come ha detto il presidente Gianni. Noi continuiamo su questi due momenti, il momento di assistenza in loco se possibile, quindi non scordiamoci che dal 24 febbraio tantissime sono state le iniziative che il sistema, il paese ha messo in atto per portare aiuto all'Ucraina e nei paesi limitrofi che stanno supportando e supportando il peso maggiore. E poi l'accoglienza interna, quello che si sta facendo a livello di accoglienza di queste persone, le 87.000 persone che ad oggi sono entrate, di cui il 50% donne, ricordiamo, il 40% bambini e il 10% uomini sopra i 60 anni. I numeri, come abbiamo detto altre volte, sono numeri importanti. Oggi siamo a più di 4 milioni e 300 mila le stime delle persone che sono state evacuate o che si sono allontanate dall'Ucraina. Sappiamo che sono più di 13 milioni gli sfollati dentro il paese, per cui c'è un movimento interno molto importante e ovviamente tutti guardiamo con apprensione a questa emergenza che, come dire, anche come sistema di protezione civile, lasciatemelo dire, noi siamo abituati insieme alle regioni, alle altre organi dello Stato, ai prefetti, ai sindaci, ad affrontare come le emergenze che la natura ci mette a disposizione, che gli incidenti ci mettono a disposizione. La guerra è una cosa diversa anche dal punto di vista dell'approccio e quindi diventa ancora più doloroso, come dire, cercare di fare il massimo per portare un minimo di conforto lì e il massimo e il meglio dell'assistenza qui. Oggi sono in calo, ma io non è una quotazione di borsa questo, non possiamo fare una come dire, prospettiva o valutazione, le cose sono talmente legate alle vicende che conoscete su quei territori che sono da prendere veramente con grande cautela. Questo è il motivo per cui noi ci stiamo attrezzando comunque. Come ha detto il Presidente, noi oggi accogliamo un grande numero di persone, ma ne assistiamo un numero molto basso. Queste persone hanno scelto come dire, l'autosistemazione, per quanto questa rete amicale familiare durerà. Quindi noi dobbiamo attrezzarci. Siamo in collegamento anche con le grandi organizzazioni umanitarie, vorrei ringraziarle tutte, le ONG che stanno lavorando, UNHCR con il quale noi collaboriamo, l'Organizzazione Mondiale dell'Immigrazione, della Migrazione, proprio stamattina ci hanno fornito un dato interessantissimo. Il 4 di aprile il numero delle persone che sono uscite dall'Ucraina sono equivalente al numero di persone che sono entrate in Ucraina. Quindi sono fenomeni che facciamo con grande difficoltà a comprendere, perché sono dinamiche collegate alla guerra e sono dinamiche collegate anche all'approccio che queste persone stanno mettendo in essere per affrontare la guerra. E questo treno fin dove arriverà? Questo treno arriverà in Polonia, farà altre fermate come è stato detto, si fermerà a Verona, si fermerà vicino al hub di Palmanova, anche qui si parte dalla Toscana, accogliamo gli aiuti che il paese, data la capienza che è stata messa a disposizione, ha raccolto in altre regioni, quindi Verona, Palmanova e poi andrà in Polonia. Sì,